Un caro saluto a tutti gli amici di Udi News TV e ben ritrovati per una nuova puntata di FVG Motori, la dodicesima della nuova stagione della nostra rubrica che, come ormai sapete, parla del motorsport in regione e dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio e fari soprattutto in questo appuntamento sul rally, perché due gare tra le più importanti, anzi le più importanti del nostro territorio, potrebbero avere una promozione per il 2019. Vediamo il servizio. La notizia nell'aria potrebbe assumere a breve i crismi dell'ufficialità. Dopo 2 anni il rally del Friuli Venezia Giulia è pronto a tornare nel campionato italiano assoluto di specialità. La promozione potrebbe essere resa nota a ore, al termine della riunione della commissione di disciplina, che si è riunita per stabilire la validità delle gare della prossima annata. Nel 2017, per il criterio di rotazione voluto da AC Sport, la prova organizzata dalla Scuderia Acqua era stata inserita nel campionato italiano WRC. Sempre in questo trofeo Giorgio Croce, figura a capo del team organizzatore, aveva voluto che rimanesse anche nel 2018. Al termine del rally, lo scorso 1° settembre, proprio Croce aveva manifestato un certo interesse a tornare nel massimo campionato, forse meno spettacolare rispetto al CWRC, ma sicuramente più prestigioso. Così potrebbe essere, quindi il rally del Friuli Venezia Giulia andrebbe a prendere il posto del rally Elba, che scenderebbe nel CWRC e andrebbe a comporre un trofeo tricolore con 8 round totali, 6 su asfalto e l'Adriatico come tappa su terra, oltre al rally di Sardegna, round italiano del campionato mondiale, che verrebbe inserito nuovamente dopo diversi anni nel circus nazionale. Non dovrebbero essere toccate le altre tappe come il Rally del Ciocco, Sanremo, Targa Florio, Roma Capitale e il Due Valli. Salvo sorprese, il vecchio Alpi Orientali sarà collocato nel solito periodo, vale a dire nell'ultimo weekend di agosto. L'ufficialità dovrebbe essere data nella prossima riunione relativa ai calendari, in programma entro fine mese. In destra 30, sacrifica la staccata, tornante destro 40, sinistra 6, 40 vista, tornante sinistro, occhio che scivola. Le notizie positive per la regione potrebbero comunque non finire qui. Il Rally Valli della Carnia, che nel 2018 a quanto pare sempre il primo weekend di luglio vedrà svolgersi la sua 6ª edizione, potrebbe essere promosso nel campionato italiano WRC, prendendo quindi il posto del rally del Friuli Venezia Giulia e lo andrebbe a disputare per la prima volta nella sua storia. Se così non sarà, dovrebbe essere confermato in Coppa Italia, manifestazione quest'ultima che dovrebbe tornare all'antico con la suddivisione in zone, 4 tappe per ognuna e una prova finale. Gli organizzatori della gara friulana Carnia Pistons e North Fist Ideas attendono buone nuove da parte di AC Sport. Sarà confermata, salvo poi sorpresa, la validità anche per il Rally Piancavallo, che rimane prova nazionale a fine maggio in calendario, mentre non si disputerà a quanto pare nuovamente il Rally di Maiano, già assente nel 2018. Rieccoci nuovamente in studio perché da una notizia positiva ce n'è un'altra di un diverso tenore, perché il fiduciario regionale di AC Sport per il Friuli Venezia Giulia, Corrado Ughetti, che vediamo adesso in foto, ha rinunciato al suo mandato per il quadriennio 2017-2020. La lettera di dimissione è stata inviata a Cristina Pagliara, attuale presidente degli Automobile Club del Friuli Venezia Giulia, che ora sta cercando un successore. La decisione di rimettere il mandato da parte di Ughetti di fatto lascia senza guida tutta l'attività automobilistica di competenza di AC Sport per quanto riguarda la regione in un momento molto delicato, considerato che nell'ultimo trimestre dell'anno, come abbiamo anche appena detto, l'autorità sportiva nazionale è chiamata a decidere, oltre alle validità, anche le date della stagione 2019. Questa crisi può rendere problematica la gestione del motorsport in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nella predisposizione di un calendario concertato con le regioni limitrofe. Ughetti, attraverso un comunicato stampa, ha motivato così la sua scelta. È maturata anche sulla scorta di una denuncia al giudice sportivo nazionale da parte di un'associazione, perché a suo parere non potevo partecipare come concorrente alla gara di regolarità di Coppa Italia della leggendaria Contea di Gorizia 2018 in veste di navigatore, benché
fossi regolarmente titolare di licenza di conduttore internazionale C. Da più di 30 anni pratico l'automobilismo attivo con tanta passione, mi sono sempre divertito ed ho condiviso questo divertimento con le persone che mi sono state al fianco, con l'obiettivo di star bene con tutti, cercando di cogliere dei risultati per il puro piacere della competizione. Forte di questa esperienza, pensavo di creare un movimento in Friuli Venezia Giulia aperto a tutti. Volevo riportare interesse e motivazione a uno sport che fatica a trovare nei giovani nuovi stimoli. Aspicavo inoltre un ricambio generazionale che potesse in futuro continuare l'opera con i dirigenti attuali stanno portando avanti. Direi che è impossibile. In Friuli Venezia Giulia c'è una scuola di pensiero che con la sua scarsa cultura, del tutto priva dei principi basilari della condivisione, non consente un confronto e un dialogo costruttivo. In realtà a questo gruppo appartengono quelli che guardano solamente al proprio orticello, preferendo assimilare e ascoltare con evidente ignoranza chi si dà da fare senza peraltro nessun tornaconto economico. Il risultato è che costoro, evitando di relazionarsi con persone dotate di maggiore esperienza, non agevolano le dinamiche che vengono imposte da un regolamento sempre più complicato, come avviene comunque in tutti gli altri settori della nostra vita quotidiana. Così facendo, questi soggetti distruggono ed allontanano dal motorsport sempre più persone di buona volontà, innescando pure percorsi di avvicinamento ad altre federazioni. Non rientra nei miei desideri far parte di questo gioco al massacro e pertanto non voglio condividere alcunché con persone con le quali non ritengo di avere nulla di che spartire. Invito chi verrà dopo di me a contare sulle forze sane che ancora insistono sul territorio regionale, che agiscono senza interessi occulti per il bene delle corse automobilistiche. Da parte mia ho sempre pensato molto alla base dei praticanti, a chi stacca la licenza in nome di una passione ed anche a chi consegue risultati importanti, come del resto è avvenuto di recente nella specialità del karting. Vorrei pertanto che chi opera da dirigente fosse consapevole una volta in più che senza la base non ci sarebbe neanche la federazione. Comunicato quindi duro, delle scelte ben motivate stanno, delle ragioni ben motivate stanno dietro la scelta di Ughetti di farsi da parte e tra poco, si spera, verrà nominato il suo successore. Abbiamo parlato di questo e anche della possibile promozione del rally del Friuli Venezia Giulia assieme al presidente della scuderia ACU, Giorgio Croce. Sentiamo. Ben ritrovato Giorgio Croce, organizzatore del rally del Friuli Venezia Giulia. Si parla del ritorno nel campionato italiano assoluto. Cosa ci puoi dire a riguardo, Giorgio? Ma vi dico che è semplicemente una speranza per adesso, perché ufficialmente io non so ancora nulla, nessuno di noi sa nulla e bisogna andare con i piedi di piombo, magari non dire delle cose che magari poi potrebbero essere cancellate. Però c'è una dall'altro punto di vista c'è sicuramente una buona speranza, perché i rapporti che ci sono stati nell'edizione di quest'anno, che come sapete abbiamo spostato a Udine, a Città Fiera eccetera, sono sicuramente altamente positivi. E sicuramente avremo il campionato europeo delle auto storiche che sarà confermato. Io ieri ero a Parigi e ho parlato anche di questo, ma anche lì abbiamo avuto un rapporto veramente notevole. È stato fatto da un osservatore austriaco che è una persona altamente preparata, per cui è una soddisfazione veramente aver letto le cose che ha scritto sulla nostra manifestazione. Questa è anche questa, voglio dire, è una grande soddisfazione, perché in Italia ci sono due gare solo di campionato europeo delle auto storiche, per cui se dovessimo, e sottolineo se dovessimo, avere anche il campionato italiano assoluto, sarebbe veramente una coppiata. Come sapete, le gare si fanno in concomitanza, diciamo così, anche se rispettano le proprie peculiarità. Sono due gare ben definite, però si fanno insieme. E avremo veramente la più importante, la più titolata gara d'Italia. E avere un campionato italiano assoluto rally e avere un campionato europeo di auto storiche, penso che sarebbe veramente un grande obiettivo raggiunto dal nostro movimento automobilistico friulano. Sì, senza dimenticare che si tornerebbe all'antico, e senza dimenticare che
il rally del Friuli Venezia Giulia fa già parte del campionato italiano delle auto storiche. Giorgio, si è dimesso pochi giorni fa, però a contraltare queste buone notizie, Corrado Ughetti, cosa ne pensi di questo passo indietro rispetto ormai all'ex fiduciario della DAC Sport regionale? A me dispiace molto, perché Ughetti è una brava persona, aveva intrapreso un lavoro molto impegnativo, molto così, un lavoro che comporta anche molto tempo da dedicare, però, come ti dico, non so quali siano le motivazioni esatte, e mi dispiace, perché quando una persona del nostro mondo decide di lasciare è una pedina in meno. Adesso vedremo quali saranno le decisioni della presidente dell'Automobile Club di Gorizia, che come sapete è il referente regionale degli Automobile Club, a cui spetta il dovere di decidere quale sarà la persona a sostituire Ughetti, e vedremo come andranno le nostre cose. Fare il delegato regionale, oltre che coordinare i delegati provinciali, non è proprio così facile, perché la nostra regione, pur piccola, un milione, neanche un milione e mezzo di abitanti, ha però delle manifestazioni automobilistiche di elevatissimo livello. Ricordiamo il Bahia, che è una Coppa del Mondo, ricordiamo, come dicevamo prima, l'Alpi Orientali, il Rally del Friuli, ricordiamo la gara di Bergegni, ricordiamo le gare nascenti che stanno scalpitando Valli di Carnia e Piancavallo, la Cividale Castelmonte, e tutte quelle manifestazioni che, poi tutte le gare di regolarità che stanno facendo veramente un grosso lavoro nell'ambito anche turistico e sportivo della nostra regione. Ha un compito assolutamente facile chi succederà a Corrado Ughetti. Grazie a Giorgio Croce per essere stato con noi, ti aspettiamo presto nei nostri studi. Sì, a portarvi una notizia che spero sarà positiva e spero sarà ufficiale, diciamo così. Grazie e buon lavoro. Abbiamo sentito anche ovviamente l'altro organizzatore, quello del rally Valli della Carnia, per sentire la sua opinione in relazione alla possibile promozione della sua gara. Ben ritrovato Matteo Bearzi, uno degli organizzatori del rally Valli della Carnia. Si parla della possibilità della promozione della vostra gara nel campionato italiano WRC. Cosa vorrebbe dire per voi e anche per il nostro territorio dal punto di vista sportivo? Buonasera a tutti. Diciamo che abbiamo chiesto la promozione con la validità CWRC, che sarebbe per noi un punto di arrivo di quello che ci eravamo prefissati 5 anni fa, quando abbiamo deciso di prendere in mano questa gara. Diciamo che è ancora un po' difficile riuscire a ottenere questa promozione, anche se c'è da dire che, come abbiamo lavorato negli anni, ci sono buone possibilità. Però diciamo che in questi casi anche la politica, tra virgolette, dovrebbe aiutare un attimino a fare questo passo. Vediamo come si evolve la situazione. Assolutamente sì, dovrebbe comunque, nel caso peggiore, essere in Coppa Italia, che comunque è una manifestazione che dà lustro al Rally Valli della Carnia, e poi appunto si può ritentare in un futuro, credo, no Matteo? Chiaro, noi non demordiamo. Se per caso la promozione alla valida superiore non va in porto, saremo comunque validi per la Coppa Italia, che quest'anno avrà un format un po' diverso rispetto a quello che era negli ultimi 2 anni, ovvero le zone saranno divise ancora in più settori, e quindi vediamo come si evolve, perché non sappiamo ancora bene di preciso come sarà strutturata per il 2019. Assolutamente sì, si riunirà appunto, sarà data l'ufficialità a breve delle validità del 2019. L'ultima domanda te la devo fare, relativa alle dimissioni del fiduciario regionale di ACI Sport, Corrado Ughetti. Come commenti la scelta di fare un passo indietro e quindi di lasciare scoperta questa carica in un momento così delicato della stagione? Mi è un po' dispiaciuto leggere le sue dimissioni, anche perché da quello che ho capito c'è stato un piccolo problemino anche tecnico,
Peccato perché Corrado era una valida persona che ascoltava tutte le esigenze di noi sia piloti, organizzatori e semplici associati. Spero che il suo sostituto sia di pari livello, o se no spero che Corrado faccia un passo indietro e che si rimetta in gioco, perché è una persona valida per il nostro sport. Poi anche in questo momento un po' particolare ci voleva una persona come lui. Boh, vediamo come si evolve anche lì. Grazie allora a Matteo Berzi per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Andiamo avanti, chiudiamo la parentesi, almeno per ora, dedicata ai rally, perché c'è una gara nel fine settimana in programma. Infatti domenica 11 novembre, la nona edizione del Ronde Città di Palladio, rally che si svolge a Trissino, in provincia di Vicenza. Mentre vediamo le immagini della precedente edizione, una la prova speciale, San Benedetto, da 11,40 km, da ripetere per 4 volte, per un totale di 45,6 km di tratti cronometrati, e con l'arrivo a Trissino alle 17.55, ovviamente sempre di domenica. Tra i friulani in gara, fra gli altri, spicca la presenza del duo Matteo De Barba e Denis Piceno, al via con una Peugeot 208 R2 di Friulmotor e con l'obiettivo di vincere la classe. Presenti anche Gianluca Cella e Moira Candusso su Peugeot 106 di classe N2 e Marco Pizzinato e Deborah Collini su Fiat 500 Sporting di classe A0, che tornano in gara. Ce ne occuperemo in maniera approfondita nella prossima edizione della nostra puntata di FVG Motori, della gara che si tiene in provincia di Vicenza. Passiamo alle moto, perché si sta per chiudere la stagione relativa all'enduro in Friuli Venezia Giulia, anche se la gara si svolge in Veneto, fa parte del campionato regionale. Vediamo. E programma domenica 11 novembre, l'ultima prova del campionato triveneto regionale di enduro. Il circuito si chiude con il round di Bibione, organizzato dal motoclub locale. Due le prove speciali, una su terra a Cesarolo e l'altra su sabbia, sulla spiaggia di fronte all'Hotel Imperial della cittadina turistica veneziana, che fa capo al comune di San Michele Altagliamento. I piloti dovranno effettuare 3 giri per un totale di 129,9 km di tratti cronometrati. È il momento clou della stagione, con tanti titoli ancora in ballo. Regna il totale equilibrio tra gli junior 2 e 4 tempi. Nella prima classe conduce Simone Fabbro del Tagliamento per un punto su Stefano Candido del Variano, 101 a 100. Nella seconda guida Dario Simone del Manzano su Pietro Kolovic per 5 punti, 105 a 100. Identica situazione tra i master 4 tempi, lotta tra Willy della Pietra e Ronnie Marcodato, entrambi del Pino Medeotto, con il secondo che però non ci sarà in quanto impegnato alla 6 giorni in Cile. Incredibile incertezza tra i senior 2.54 tempi, tra Alberto Cicalò del Trieste a 93 punti e Nicolas Segnacasi del Tagliamento a 91 punti. Tra i senior 4.50, 4 tempi, Roberto da Canal del Manzano conduce di 8 lunghezze su Enrico Taviano dell'Albatros, e tra gli ultra veteran Guerrino Zanardo guida con 8 punti su Roberto Marassi. Il primo però è vicino, quest'ultimo è vicino al successo, in quanto Zanardo non gareggerà, visto il contemporaneo impegno anche lui alla 6 giorni in Cile. Tra i veteran il leader è Edi Sartori dell'Isontino, tra gli expert 4 tempi Sebastian Stubeli del Medeotto, è un passo dal titolo, così come Thomas Melina Barres tra i cadetti. Nella classifica a squadre conduce ed è a un passo dall'alloro regionale il motoclub Pino Medeotto, 351 i punti, 26 di vantaggio sul Trieste e 32 sul Manzano. Chi ha già vinto il titolo invece sono Andy Pagan del motoclub Pino Medeotto di Gorizia, tra i master 2 tempi Matteo Gabrielli, sempre del Pino Medeotto, tra i senior 2 tempi Marco Zamparutti del Carnico, tra i super veteran Monica Sulic del Medeotto, tra le lady, cioè le donne, e Ezio Toflo dell'Albatros di Sacile, tra gli expert 2 tempi. Il titolo l'hanno conquistato nella penultima prova della rassegna disputata a Fogliano.
Andiamo avanti, parlavamo della Sei Giorni. Durante il servizio e proprio dedicata alla rassegna che si terrà in Cile, abbiamo preparato appunto il servizio. Vediamolo. Lorenzo Macorito Centauro di San Daniele, classe 1999, neo campione italiano Under 23, è partito con la squadra nazionale per il Cile, dove a Viña del Mar si terrà dal 12 al 17 novembre la Sei Giorni di Enduro, il campionato mondiale della specialità. Nel 2017, in Francia, il pilota friulano aveva vinto l'oro nella classifica squadre assieme a Manuel Monni ed Emanuele Facchetti. La rassegna torna nel paese sudamericano dopo 11 anni. Nell'occasione gareggiava Maurizio Micheluzzi, pordenonese, impegnato anche lui in Cile come ispettore di percorso per la Federazione Internazionale. Per Macorito, che prende parte alla classe E2 su Squarna 252 tempi, si tratta della quarta presenza alla manifestazione, un grande traguardo vista la sua giovane età. Fa parte del Club Team Award assieme a Claudio Spanu ed Enrico Zilli, entrambi classe 99 e al via rispettivamente su Husqvarna e Honda di classe E1. La prova scatterà con due tappe da disputare il 12 e il 13 novembre, composte da un cross test, due enduro test per due giri totali, un impegno di 287,8 km. Dopodiché altri round, composti sempre da un cross, due enduro test e due giri per 249,4 km totali. Quindi la quinta prova, composta da tre enduro test e due giri per 200,73,1 km. Il sesto giorno, il cross finale, da disputarsi di fronte all'Oceano Pacifico nel settore di Mantagua. Gli altri convocati dal CT Christian Rossi sono stati per il World Trophy Davide Guarneri su Honda, Thomas Oldrati, anche lui su Honda, Giacomo Redondi su Honda e Alex Salvini su Husqvarna. Per il Junior World Trophy Matteo Cavallo su Beta, Davide Soreca a bordo di una TM e Andrea Verona su TM anche lui. Nella competizione riservata invece alle squadre di club ci sarà anche il Pino Medeot di Gorizia, che porterà in gala Willy Marconato, Guerrino Zanardo e Danilo Morelli. Per loro è già un orgoglio esserci. Andiamo avanti, rimanendo sempre sulle due ruote, perché il Comitato Regionale delle Friuli Venezia Giulia pensa anche ai mini piloti, ai centauri in erba. Vediamo come. La Commissione Sviluppo Settore Giovanile del Comitato Regionale delle Friuli Venezia Giulia della Federazione Motociclistica Italiana organizza due giornate di corso dedicate a mini piloti licenziati per conoscere le migliori tecniche di guida nell'enduro, nel cross e nel trial. L'appuntamento dedicato ai ragazzi con licenza agonistica FMI del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sino ai 16 anni compiuti si tiene sabato 1 e domenica 2 dicembre nel crossodromo di Gonars. Il fine settimana si svilupperà attraverso lezioni teoriche e pratiche a spiegare i segreti ai centauri in erba alcuni campioni delle discipline in esame. I docenti saranno infatti Alex Zanni, che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della nazionale di motocross, supportato nell'occasione da Andrea Toffol, Andrea Cabas, più volte vincitore del titolo regionale e triveneto di enduro, Beppe Canova, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Oro di enduro, e Michele Bosi, pilota di trial impegnato nel mondiale di enduro estremo WES. Si tratta di un corso teorico pratico multidisciplinare. Entra nell'analisi uno degli ideatori dell'iniziativa, il coordinatore regionale di trial del comitato della FMI, Luca Brunisso. I ragazzi lavoreranno con gli istruttori nel campo gara in modo tale da poter mettere in pratica ciò che hanno ascoltato. Tutti i professionisti che abbiamo contattato si sono messi a disposizione volentieri e pronti per dare il loro massimo ai ragazzi. Come comitato regionale crediamo fortemente in questo tipo di manifestazioni, volte a formare anche il carattere del futuro pilota e non solo la tecnica di guida. La decisione di organizzare l'evento rientra in un percorso voluto dalla federazione, che ha avuto un precedente
nell'incontro dello scorso 1° luglio. Quello di Gonars è l'ultimo appuntamento del 2018. Prescrizioni obbligatorie inviando una mail a junior-fvg@federmoto.it. Le due ruote ammesse sono fino ai 125 cm cubici per enduro e cross e fino ai 300 cm cubici per il trial. E rientriamo in studio perché ormai siamo giunti alla conclusione. Vi vogliamo lasciare con un camera car lungo, se vogliamo così chiamarlo, di più rispetto a quelli che abbiamo mandato in onda della coppia Claudio De Cecco e Jean Campais su Hyundai i20 R5 ufficiale di Hyundai Slovenia impegnati nel rally di Idria. Due le inquadrature, quella classica appunto alle spalle sia del pilota sia del navigatore e una a fianco del pilota per osservarlo meglio mentre appunto sterza e ha il volante in mano. Una cosa decisamente interessante e che ci ha fornito Rally Chuck, che spesso appunto ci consegna le immagini delle gare che si disputano nella nostra regione e non solo. Con appunto questa clip chiudiamo la nostra puntata di FVG Motori, che torna sempre su DNews TV mercoledì prossimo alle 18.30 sul canale digitale 110 del Digitale Terrestre. Grazie chiaramente a voi per essere stati con noi. Alla prossima puntata. Ciao! Sinistra 6 chiude 4 più, in sul dosso destra 4 più lunga, la casa chiude, per destra 4 più più, per destra 3 più più, in sinistra 6, 10, sinistra 4 meno meno lunga, in dosso in destra 6, in sinistra 4 meno, diventa 4 più più lunga, per destra 4 più, in sinistra 4 meno sporca, in destra 4 meno lunga, e sinistra 4 più più, dosso in destra 4 meno, per sinistra 4 più più chiude, in dosso attenzione subito sinistra 4 meno sabbia, in destra 3 più più, chiude 3 più, in sinistra 4 meno terra, in destra 6, per sinistra 4 più lunga, in sul dosso destra 6, sabbia sinistra 4 meno meno lunga lunga.